Bene, come vi avevo già detto, ora uso quasi sempre la nuova Canon M50. Però vi dico la verità, usare la Canon G7X per praticità è, credo che sia ancora una delle migliori camere, anzi probabilmente la miglior camera per vlogging, super compatta da infilarvi in tasca quando volete portarvi dietro il tripode con la videocamera, con il microfono, e che è abbastanza bulky, cioè ingombrante, e quando sapete che non c'è molto vento, quindi potete tirare fuori la videocamera e riprendere senza che ci sia casino. Quindi in questo caso la consiglio ancora e penso che sia un'ottima scelta per chi è interessato a una videocamera per iniziare a fare vlog e video che non sia il telefono, in modo da avere tutto qui, file da uploadare direttamente in Final Cut o Premiere dove editate video, e quindi ve lo consiglio. In descrizione trovate il link su Amazon, che ovviamente è affiliato, non c'è bisogno che ve lo dica. Allora, voglio fare questo video riguardo all'advertising su Instagram, in particolare sui social media, sul formato verticale, sulle storie. Per quale motivo? Perché ormai vedo ovunque pubblicità verticale su Instagram e penso sia la più rivoluzionaria e quella che andrà di più per il futuro e quella che funziona anche di più, soprattutto per i brand e per l'e-commerce. Quindi oggi parliamo di questo e ti porterò qualche esempio reale. A presto! Ok, quando si parla di advertising e di pubblicità bisogna tenere in considerazione i diversi processi durante la vendita. L'advertising serve a vendere, quindi quando noi vediamo un prodotto l'obiettivo è di vendere quel prodotto sui social, ma ovunque, quando vedo un cartellone pubblicitario l'obiettivo è di vendere. Quindi il marketing online ha l'obiettivo di vendere, sembra ovvio, no? In realtà non tutti calcolano tutto il processo di vendita che c'è in mezzo, che è veramente una giungla, dipende dal prodotto, dipende dal prezzo, dipende da tantissime variabili. E una di queste cose da tenere in considerazione in questo processo di vendita sono i cosiddetti touch points. In italiano vuol dire punti di contatto. Cosa vuol dire? Vuol dire che solitamente noi prima di comprare un prodotto passiamo per un certo processo di conversione che può avvenire in diverse fasi o attraverso diverse modalità. Ad esempio noi vediamo un annuncio pubblicitario, poi ci arriva la mail, riceviamo la mail, riceviamo una mail un altro giorno, guardiamo la pubblicità con il retargeting, vediamo un video su YouTube, seguiamo la pagina Instagram dell'azienda, ci arriva un'altra mail e poi decidiamo di comprare. Mediamente, per convertire da utente freddo, quindi da cold lead, a conversione vera e propria, quindi all'utente che compra un prodotto, passano più o meno 7 touch point, cioè 7 punti di contatto, no? Che se ci pensate sono tantissimi, perché raramente qualcuno compra immediatamente appena vede qualcosa. Però ci sono delle eccezioni, e questa eccezione nel particolare voglio farla con la storia di Instagram. Quindi ritorniamo all'inizio: perché funzionano secondo me le storie di Instagram? Essenzialmente per due motivi. Il primo, perché sono nuove, pochi le usano ancora, siamo abituati a vedere native advertising, pubblicità in un altro modo, quindi quando vediamo la pubblicità in verticale siamo più attratti ancora, vediamo per quanto tempo, e quindi siamo più portati a cliccare o a vedere di più. Quindi il primo motivo è la novità. Il secondo motivo è l'immersione, perché noi abbiamo tutto lo schermo pieno di advertising, quindi è immersiva, perché non abbiamo neanche dei tasti, non abbiamo un testo quasi, non abbiamo niente, un video che deve essere creato per catturare immediatamente la nostra attenzione. Però in ogni caso abbiamo tutto lo schermo atto a catturare la nostra attenzione, quindi solitamente facciamo swipe up e guardiamo subito questo video. L'altro giorno stavo vedendo le storie di Instagram, mi sono apparse due pubblicità nello specifico, e in tutti e due casi ho comprato subito. Anzi, nel primo caso ho comprato dopo due pubblicità che ho visto, quindi sempre su Instagram Stories, ho detto vabbè, compriamole. Questo funziona particolarmente bene con prodotti compresi diciamo tra i 20 e i 100 dollari. Perché? Perché sono acquisti impulsivi, solitamente sono e-commerce come è stato in questo caso, e il prodotto che ho acquistato è stato questo, che è una cover per iPhone X, ricaricabile. Quindi vedete, adesso sta ricaricando il telefono, è abbastanza sottile, quindi l'ad era fatto molto bene, quindi ho detto vabbè, ma sì, proviamola, e l'ho comprata subito. E poi ho pensato, è raro che io compri qualcosa appena vedo un annuncio online, solitamente non compro quasi mai quando vedo una pubblicità sui social. Se ci pensate è veramente difficile comprare immediatamente tramite i social. Adesso provi a farti la domanda: quando è stata l'ultima volta che hai acquistato qualcosa direttamente dai social? Probabilmente non è la prima cosa che ti viene in mente i social network, ma magari sei andato direttamente su Amazon, su un e-commerce, o hai comprato offline, o hai ricercato un prodotto offline e poi l'hai comprato online. Quindi ci sono veramente tantissimi modi oggi in cui si genera una conversione. E l'altro prodotto che ho comprato è stato un portafogli tecnologico, che anche lì 20 dollari, ho detto vabbè, compriamolo subito. E perché funziona tantissimo con l'e-commerce? Perché l'e-commerce oggi, specialmente quando si vedono prodotti online, hanno tutto questo range di prezzo, dove in realtà sono conversioni che fai abbastanza freddo, nel senso converti subito, metti un timer, dici ok, puoi comprare in questo momento, funziona
abbastanza bene con prodotti, ripeto, fino ai $100, dove è più facile convertire. Quindi penso veramente che le storie su Instagram, la pubblicità sulle storie di Instagram sia un ottimo canale per e-commerce che vendano prodotti con questo range, cioè dai 20 ai $100. Ho fatto tra l'altro un video l'altro giorno sulle storie di Instagram, come faccio solitamente advertising, lo trovi anche qui. Ovviamente bisogna pensare al tipo di contenuto che bisogna fare, perché il contenuto che fa la differenza su Instagram, nelle storie c'è lo swipe up, quindi devi scorrere il dito verso l'alto, non ci sono tasti, quindi deve essere una call to action molto forte che deve attirare l'attenzione nei primi 4-5 secondi, forse anche di meno. Però se il video è fatto molto bene in verticale, oggi si fanno anche video editati con Final Cut abbastanza facilmente, e se soprattutto investiamo un grosso budget pubblicitario, dobbiamo far sì che il contenuto sia ottimo, già testato e che converta ancora prima di investire veramente tanto in budget pubblicitario. Ok, questo era il mio consiglio di oggi sull'e-commerce e le storie di Instagram in particolare. Ricordatevi, qua sotto trovate il link che vi porta al video che ho fatto, tra l'altro nuovo, sulle tre strade per avviare il tuo progetto online, e una di queste comprese è anche proprio il dropshipping e l'e-commerce. Troverete anche tanti consigli utili che poi vi manderò anche via mail. Spero che questo contenuto, questo video vi sia stato utile, e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Los Angeles e a presto.